Può capitare alle volte che con la frenesia odierna di tutti i giorni, il lavoro, la famiglia, i figli da portare a destra e a sinistra, non riusciamo ad andare nella nostra bottega di fiducia. E mentre facciamo la spesa nell'ipermercato, ci troviamo nel prendere qualche fettina di carne o qualche macinato. Oggi appunto parliamo del macinato. E cosa c'è di strano nel prendere macinato? Bene, allora facciamo una breve considerazione. Sapete benissimo che nella vostra bottega, quando andate a prendere il macinato, qualsiasi parte, che sia bovino, suino, pollame, ovino, può essere presa e introdotta all'interno di un tritacarne, il quale con una lama che gira spezzerà tutta la maglia proteica della carne e farà uscire questa trito di carne. Ingredienti: carne di pollo, suino, in base a quello che gli abbiamo messo dentro. Adesso guardiamo con l'aiuto della regia. Vai regia, mandami l'etichetta. Ecco, guardiamo questa bella etichetta di questo macinato preso in questo ipermercato. Vedete che carne di suino, carne di bovino, qua tutto bene, e poi abbiamo acqua. Perché acqua? L'acqua perché costa pochissimo, non costa come la carne, e ci permette di fare peso. Poi abbiamo fibre vegetali. Ok, fibre vegetali, che cosa servono? Servono per trattenere l'acqua in modo che nella vaschetta non risulti l'acqua all'esterno e quindi ci faccia pensare del perché ci sia quest'acqua. Poi abbiamo il sale. Perché il sale? Se voglio il sale glielo metto io, se no a me serve solo la carne trita. Aromi? Quali? Perché aromi? Cosa devo insaporire? Cosa devo mettere? Non lo so. Antiossidanti, acido citrico, succo di limone, e destrosio, anche questo uno zucchero che serve come antiossidante. Perché? Perché così la carne dura di più e nel tempo. Quindi vedete quante cose ci sono all'interno del macinato, che dovrebbe essere solo suino e bovino in questo caso perché è misto. Quindi mi raccomando, sempre guardare le etichette e, come si suol dire, fai la spesa senza fretta e guardati sempre l'etichetta. Tu sei di una...